Ciao ragazzi, buona serata. Questa sera vi parlo della centralina, scarico centralina. Un sacco di gente mi chiede cosa fare, come fare. Faccio un video che così riusciamo a, magari con questo, a risolvere tutti i dubbi. Allora, quando voi andate ad acquistare la Kobe, originale, viene montata questa centralina. Ok? La Kobe ha fatto uscire due modifiche. Conoscerete come stage 1 e stage 2. Allora, lo stage 1 è filtro aperto Pro. Marmitta originale, quindi catalizzatore e la marmitta chiusa, con la sua centralina dedicata. La centralina è mappata per aspirazione e marmitta originale. Non può andare bene per altro. Funziona o non funziona, ci mettete altro, funziona, funziona male. Quindi stage 1, filtro aperto Pro e marmitta originale. Stage 2, lo stage 2 cosa vi danno? Filtro aperto, Pro, scarico aperto in titanio, quindi senza catalizzatore e il silenziatore in titanio, e la centralina adeguata a un'aspirazione di un certo tipo e di uno scarico di un certo tipo, stage 2. Io cosa ho fatto? Non ho preso né uno né l'altro, ma questo non vuol dire che uno non possa farlo. Va bene l'uno se uno ha la cassa filtro e la tiene originale, va bene il due se cassa filtro e prende lo scarico in titanio, se no si può fare anche diversamente. Io ho preferito così perché quando ho iniziato stage 1 e stage 2 non c'erano neanche. La centralina che io ho preso, che non è questa, questa è quella originale, quella che ho preso, ce l'ho montata sulla moto, è una centralina Pro. Si può prendere in due siti, uno inglese, Kove Power, e uno cinese, AngkorWang.net, mi sembra. Sito inglese. Sarà riapprovvigionata ad aprile, quello che io leggo sul sito, non che sia in contatto diretto, io ho acquistato. Sul sito cinese, idem. Sul sito inglese vi arriverebbe, in caso fosse disponibile un po' prima, sul sito cinese ci impiega un po', arriva da là, ci impiegherà dai 20 ai 30 giorni ad arrivarvi la centralina. Comunque la centralina Pro la potete prendere, se non sbaglio si aggira sui 100 euro circa. La dovete abbinare al filtro Pro che in entrambi i siti che vi ho appena detto vi vendono sia il gruppo filtro che eventualmente tutti i filtri di ricambio. Quindi dovete prendere la centralina Pro, il gruppo filtro e uno scarico. Io cosa ho fatto? Ho preso, anzi, ho fatto fare da Claudio Berlato X Racing, ho fatto fare lo scarico. Lui ha le dime e lui vende gli scarichi aftermarket per la Kobe. Per il suo scarico va bene la centralina presa o dal sito inglese o dal sito cinese. Non penso, ma questo qua ci sarà qualcuno che ve lo dirà, che Kobe vi venda solo la centralina. Chi lo sa, se dovesse farlo sarebbe perfetto, così uno può decidere se comprare il filtro da loro, la marmitta da loro, la centralina da loro. Attualmente c'è stage 1 e stage 2, o comprate la centralina o in Inghilterra, Kobe Power, o da AngkorWang in Cina. E lo scarico da Claudio da X Racing, che lì è uno scarico in acciaio e cassa
in titanio, quindi molto leggero. Io ho fatto quello, la moto funziona perfettamente, è un 450 puro, come chi è abituato a utilizzare un 450, che sia KTM, che sia Honda, sicuramente hanno delle piccole differenze, non entro nelle bandiere Honda o KTM, però avete in mano un 450, come? Okay? Quindi, filtro aperto, Pro, che lo prendete in questi due siti, centralina Pro, che la prendete in questi due siti, e lo scarico invece da Isoracing Claudio Berlato. Spero di aver fatto chiarezza almeno sull'argomento centraline, perché forza di scrivere, sennò diventa con un video dovrei riuscire a risolvere problemi. Se avete dei dubbi, scrivete. Vi anticipo due cose che ne parleremo le prossime volte. Questo qua è una modifica che è stata fatta alla torretta, sempre dello zio Bang, dell'Uncle Bang, che serve per montare cosa? Non il roadbook cartaceo, ma i roadbook digitali. Io ho quello della VLP, ma farò un video dedicato a questo splendido gioiello, veramente, cioè agganci aeronautici, qualcosa di spettacolare, ma ne parleremo. Dopodiché una piccola chicca, che anche questo ne parleremo nei prossimi video, come misurare il livello dell'olio. Questo vi servirà per misurare, non ve lo faccio vedere, ve lo spiegherò in un altro video. Ragazzi, io vi saluto, vi do la buona serata, vi saluta anche Diego e vi saluta Diego. Ciao ragazzi, buona serata, ciao ciao.